Come molti di voi sapranno, ragazzi, domenica ho fatto la mia prima gara di questa stagione. Sono arrivato secondo, era la Bravo, Gran Fondo del Lavoro, città di Terni, e sono arrivato secondo vincendo la volata, diciamo, del mio gruppo, perché il vincitore era davanti in fuga solitaria. Ma a parte questo, voglio parlarvi della volata che ho fatto per arrivare secondo, perché ho fatto, secondo me, dei valori molto buoni, probabilmente i miglior valori che ho fatto in una volata da quando vado in bicicletta, e quindi ho pensato che condividerli con voi sarebbe stato interessante, anche per avere un paragone, un metro di confronto con i vostri valori. E quindi voglio analizzare insieme a voi le ultime centinaia di metri di questa Gran Fondo, che mi hanno permesso appunto di vincere la volata di quel gruppo per pochissimi centimetri. Allora, vediamo insieme. Innanzitutto partiamo da Strava, perché esiste un segmento che comprende gli ultimi 400 metri di questo Gran Fondo, che è questo qui. Per la precisione sono gli ultimi 470 metri che partono dalla rotonda, da cui si arrivava dopo una lunga discesa, e arrivano appunto fino all'arrivo. Questi 470 metri sono stati percorsi per l'occasione in 28 secondi, ad una velocità media di quasi 61 km/h, ad una massima di 65,5. Quello che ci interessa a noi è la potenza. Infatti, secondo Strava, che prende ovviamente i valori dal mio misuratore di potenza, questi 28 secondi sono stati percorsi ad una media di 818 watt con un picco di 1184. Questo lo possiamo vedere meglio su Garmin Connect. Infatti io già ho estrapolato gli ultimi 30-40 secondi della gara e, come potete vedere, arrivavo da una fase che non pedalavo assolutamente. Questa linea blu innanzitutto è la velocità, questa arancio è la cadenza e questa è la potenza. Quindi, come potete vedere, si è arrivata a una velocità già piuttosto alta. Infatti la rotonda, diciamo, è stata presa a 56 km/h senza pedalare. Appena finita la rotonda è iniziato il lungo rettilineo di arrivo, che appunto erano più di 400 metri. E come potete vedere c'è stato un primo picco di potenza. Allora, innanzitutto io non ero in prima posizione fin dall'inizio, ma stavo, diciamo, in sesta, settima posizione. Appena iniziato il rettilineo è subito partita la volata, quindi io inizialmente ho avuto questo picco di potenza, a cui però poi è susseguita una decelerazione. Infatti ho dovuto appena toccare i freni per non toccare quello davanti a me. Dopo questo piccolo picco e la decelerazione è iniziata la mia volata vera e propria, in cui sono riuscito, prima spostandomi sulla sinistra, a sorpassare i miei avversari per poi proseguire, diciamo, senza nessuno davanti, nel mio sforzo fino allo striscione d'arrivo. E come potete vedere, da qui fino all'arrivo c'è stato il picco di potenza, che è stato appunto di 1184 watt qui, quasi all'inizio della volata. Infatti questo è normale, che il picco si raggiunge all'inizio, poi ovviamente avviene una leggera deflessione, perché più si va avanti e più rimane complicato mantenere le watt al massimo. E come potete vedere, infatti, dopo questo picco c'è stato il decremento di potenza, che però non è stato così accentuato. Infatti sono arrivato alla fine che stavo ancora quasi a 800 watt. La cadenza anche è stata alta, non sono sicuro, ma molto probabilmente avevo il massimo rapporto, quindi 52-11, e sono arrivato ad un picco di pedalate di 111, che infatti corrisponde alla massima velocità, che è quasi di 66 all'ora. Sono riuscito a vincere la volata per poco. Infatti quello che stava, l'avversario che stava dietro a me, quasi mi passa sull'arrivo. Sarebbe interessante avere anche i suoi valori, ma purtroppo non lo conosco e non ce l'abbiamo. Però questa appunto è la mia volata. Volevo condividere con voi questa
questi dati perché secondo me è interessante vedere quanto un amatore per arrivare davanti ad una gran fondo, diciamo, quanta potenza deve esprimere e per quanto tempo. Io presso a poco ho mantenuto una potenza superiore alle 800 watt per più di 20 secondi, con un picco di 1180 che non è un picco altissimo per me perché riesco ad arrivare anche a 1400, però considerando che la volata è stata fatta dopo 100 km e è stata così lunga, credo che siano ottimi valori, perlomeno per me. E la gara, appunto, vi dicevo, è durata 100 km, 2 ore e mezza, con una potenza media ponderata di 252 watt, quindi è stata una gara non tiratissima, perlomeno io sono riuscito a stare molto coperto, quindi a spendere il meno possibile, però è stata comunque una gara molto impegnativa. Mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Questa è stata la mia volata, sono molto soddisfatto di questi valori. Fatemi sapere i vostri, fatemi sapere anche magari in allenamento cosa riuscite a fare, cosa ne pensate. Voglio proprio sapere le vostre impressioni. Io vi ho mostrato questo non per vantarmi assolutamente, perché c'è sicuramente chi fa molto meglio di me, ma per farvi vedere che comunque con questo tipo di valori, gestendo bene le forze durante la gara, perché quello è fondamentale, la tattica di gara su una corsa su strada, specialmente su una gran fondo, è indispensabile e fondamentale. Questo quindi era per farvi vedere cosa serve per ottenere buoni risultati, anche ad un arrivo allo sprint. Quindi mi sembra di avervi detto tutto, io vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!